fa? Ma che cazzo c'hai da ridere poi? Ti gazzo. No, non c'è da ridere, c'è da incazzarsi. Stanno... sono arrivate, voi non lo sapete perché voi siete lì tranquillamente sulla poltrona a aspettare che io arrivo con il video dicendo: oh ragazzi, il nuovo film Dragon Ball Z è bellissimo, è uno spettacolo. No, mo so cazzi, mo so cazzi amari, quelli amari proprio in bocca. Allora, sono arrivate delle informazioni, scusate, delle notizie che fanno rabbrividire. Rischiano di marcire tutto, rischiano di far colare tutto. Voi non vi rendete conto. Adesso vi dico cosa sta succedendo. Allora, intanto, molti di voi già sapranno già del nuovo non riesco a dirlo, del nuovo design di Krillin che fa il poliziotto. Ma questa è una cazzata, perché in questo momento stanno tutti pensando: oh ragazzi, Krillin diventa un poliziotto. Ma a me che cazzo me ne frega di fa Krillin. Io voglio più nello specifico dell'epicità, perché la gente no, la gente interessa le cazzate, la gente interessa vedere Krillin che diventa poliziotto, sono scoppiati tutti in delirio. Invece sono altre notizie molto gravi che la gente non si sta neanche cagando, io non capisco perché, non capisco che rischiano di rovinare il film così. Allora, cosa succede? Allora, aspetta, ci sono anche delle cose positive, oltre a quelle negative, però sono molto poche quelle positive. Allora, vi dico subito quelle positive così passiamo fino alla fine. Allora, quelle positive è che Goku e Vegeta, pare che, non è che sia del tutto ufficiale, però si presuppone sia così, cioè si presuppone molto, si può anche dimostrare in varie occasioni, che Goku e Vegeta si allenano da Bills e Whis praticamente. E a me questo mi fa molto piacere, insomma. Lo trovo più che giusto. Però ora arriviamo al succo amaro, proprio quello dopo il dolce c'è l'amaro, madonna. Allora, adesso la gravissima notizia proprio di partenza è che Goku non si trasforma più. Esattamente, resterà in tutto il film nella sua forma standard, perché avete presente nella battaglia degli dei, no? Che ha assorbito l'energia del Super Saiyan God, quindi non ha più bisogno di trasformarsi. Però si trasformava in Super Saiyan 1, no? Vedete, guarda la locandina, ci si trasformava uguale dopo, no? E quando l'ha fatto era un'epicità incredibile. Infatti, se tu dici che la battaglia degli dei è brutto, tu sei una testa di cazzo. No, non voglio sentire ragioni, ma secondo me il film... No, tu stai zitto perché sei una testa di cazzo, capito? Poi, sì, la devi pensare come me, che il film La Battaglia dei Dei è bellissimo, basta, non voglio sentire ragioni. Poi, invece, insomma, non si trasforma, la base standard, ma va bene, alla fine, peccato, ci mancherà un po' il Super Saiyan 1, però vabbè, alla fine, rendiamoci conto che mo, dovevo arrivare, Super Saiyan 4, 5, 6, e già in questo momo, e già in questo modo la serie GT se ne va tranquillamente a puttane, non che mi interessi tanto, visto che, come ho già detto, cliccate qua sul video che ho già fatto, non è il seguito ufficiale, quindi... E vabbè, insomma, peccato per la trasformazione di Goku, ma adesso arriva veramente il colmo. Tu non sei pronto. Tu non sei pronto per sentire quello che ho da dire. Tu penserai, chissà cosa c'è di peggio. No, c'è di peggio, c'è di peggio! Allora... Adesso parliamo di Freezer, va, visto che voi tutti si stanno mandando: ma come cazzo fa adesso che Freezer praticamente è fiacco, cioè basta un tocco e muore? Praticamente per come è adesso la situazione, visto che il film è ambientato dopo Battle of Gods, si presuppone che ormai Freezer sia una caccola, no? Quindi deve essere per forza forte almeno quanto Bills, perché sennò non avrebbe senso. E quindi come fa a diventare così forte? Cosa hanno detto, no? Alla festival, praticamente, che c'è stato un festival in Giappone giorni fa, no, in cui davano più notizie riguardo al film, l'hanno detto: come fa? Si allena. Sì, praticamente c'è un messaggio vocale tra lui e Goku che dice: oh, Freezer dice, ho eseguito quello che voi chiamate allenamento, e si presuppone che così sia già diventato forte, che abbia acquisito una nuova trasformazione. Thank you.
sega. Una sega. Non sento una sega. Questo cosa significa? Significa che per il momento, per quanto riguarda l'attimo istantaneo, no, finché non arriveranno nuove notizie, per quel film lì che deve arrivare, me ne sbatterò i coglioni. E farò finta che non esista. Perché mi sa che è meglio, eh. Cioè, tu pretendi davvero che Freezer, allenandosi dalla caccola che è, diventi forte quanto... No. No, no, sono sicuro, ci deve essere dell'altro. Ancora manca un sacco di tempo, non ci hanno dato tutte le informazioni precise. E ricordiamoci, soprattutto, che a occuparsi, no, della storia, di questi eventi, dettagli, no, si sta occupando Akira Toriyama in persona. L'ho già detto un paio di volte, mi pare, no? La regia non è proprio la sua, però in questo caso non è neanche la regia del Battle of Gods, proprio è cambiata tutta la regia, però Toriyama ci sta. Lui sa cosa è giusto fare, e se lui decide così, così deve essere. Solo che, per il momento, le notizie qua sono tragiche, eh? Tu non mi puoi far allenare Freezer, non puoi. Non puoi, no, non mi... Non c'è una ragione. Finché non sento la ragione giusta, vaffanculo. Ma io lo dicevo che Battle of Gods era insuperabile. È insuperabile, cioè dai, guardalo, è insuperabile, basta, non c'è diverso. Prima di chiudere il video, dai, visto che è l'ultimo video dell'anno, cerchiamo di chiuderlo in bellezza, dai. Adesso parliamo un po' di buone notizie. Ho prenotato Dragon Ball Xenoverse su Steam, andando nella mia libreria già c'è il gioco, solo che non si può avviare ovviamente fino alla data dell'uscita. Sto praticamente realizzando un fan film di Dragon Ball Z usando il motore grafico di Budokai Tenkaichi 3. Faccio i gameplay a seconda di come mi servono ovviamente, e poi tramite una fase complicata di montaggio viene fuori il mio fan film, che in teoria per ora sta funzionando. Mi sto anche mettendo in collaborazione di nuovo con la Fandubbers Italia per le voci, anche se io non mi nascondo che voglio fare la voce di Goku ad ogni costo. Vi ricordate quando volevo fare il doppiaggio di Battle of Gods finché non usciva in Italia? Io volevo fare la voce di Goku, e la farò, perché è il sogno mio da sempre. Basta, voglio essere Goku, non c'è verso. Dragon Ball Z, il pianeta perduto, link in descrizione per vedere meglio la locandina, perché con la telecamera non si vede bene. C'è una sorta di Cell prima trasformazione azzurro, completamente azzurro, ma con la telecamera non si vedeva bene, però non è Cell. C'è solo che su Budokai Tenkaichi 3 non si possono creare i personaggi, quindi non è che me lo posso... Però se verrà una cosa fatta bene con Xenoverse, visto che si potranno creare personaggi, potrei anche farci una serie. Tutto ovviamente sul canale della Universum, perché lì è dove faccio questi lavori più pesanti, più complicati. Ricordo, dunque, vi lascio tutti i link in descrizione, canale dell'Universum e la locandina del film. Adesso vi faccio vedere il piccolo teaser d'annuncio che dura 30 secondi. Ho fatto per annunciare il film. Pronti? Via! Vabbè, pare che il 2015 sarà anche l'anno del mio cambiamento, cambieranno un sacco di cose, ve lo posso assicurare. Ma non la mia idiozia, proprio la mia deficienza cerebrale, questo no. State sicuri, resto sempre così. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Va bene, vi saluto, di nuovo buon anno, buone feste e ci vediamo al prossimo video.